Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a reagire ad una nuova traccia alquanto interessante. Si tratta di un dissing, o meglio, una risposta al dissing di Jamil da parte di Gallagher e Traffic. Sono alquanto curioso della traccia perché comunque, per quanto la musica di Traffic e Gallagher non mi faccia impazzire, devo dire che hanno una certa influenza su tante persone. L'unica traccia che mi è piaciuta è Magma Vulcano per la splendida base e anche per il video incredibile. Mi è piaciuto abbastanza il dissing di Jamil. Perché questo? Perché comunque ha un buon concetto. Per quanto sia un dissing, e già di per sé un dissing non è un buon messaggio da dare al pubblico, in realtà dentro il dissing di Jamil per una volta ci ho visto un buon messaggio. Prima di andare ad ascoltare la nuova traccia di Gallagher e Traffic, voglio mostrarvi un'applicazione che è appena uscita e che è veramente molto interessante e che può interessarvi se vi interessa ovviamente il mondo del rap, eccetera. L'applicazione in questione si chiama Bella Sto Magazine ed è alquanto interessante. Quando andiamo ad aprire l'applicazione per la prima volta, abbiamo subito la notizia in evidenza. In questo caso abbiamo il ghost, parte del nuovo progetto. Swipe upando, facendo uno swipe up, ci porta direttamente alla notizia, appunto all'intervista, in questo caso del ghost. In questo caso la notizia in evidenza è appunto di questo il ghost. E abbiamo un'intervista, abbiamo varie cose, abbiamo foto e varie notizie sull'artista in questione, per esempio. Ovviamente poi l'artista cambierà ogni settimana, non so ogni quanto precisamente, però cambierà. E sembra veramente figo, in quanto con questa applicazione potrete interagire con gli artisti molto da vicino. Ad esempio, se andiamo a cliccare sulla X in alto a destra, chiudiamo e andiamo qui all'home, per esempio in questo caso ci sono io. Se scorriamo verso destra abbiamo varie notizie, in questo caso i nostri sondaggi, scopri la condamne della collaborazione, in questo caso ovviamente. Mike Tyson, vuoi vincere il VIP Pass? Ci sono vari contenuti molto molto interessanti. Se guardate in basso abbiamo tutte le varie sezioni dell'applicazione. Ad esempio, abbiamo come prima pagina notizie, in questo caso ci riporta ovviamente a Il Ghost, la precedente. Abbiamo Shiva, la rottura con Oniro, in questo caso io, O Them Clothing, quindi I'm Not Human. E possiamo ovviamente cliccare sulle varie notizie, cioè possiamo leggere molto velocemente. Ci sono i video riguardanti i rapper in questione. Abbiamo curiosità, articoli, o comunque news attuali ovviamente su tutto il mondo hip hop. L'applicazione è appena uscita, quindi comunque in una fase abbastanza iniziale, ma sembra veramente un buon progetto. Perché fino adesso per ora non abbiamo mai visto un'applicazione che parla di pop e ne parla bene. Soprattutto questa è un'applicazione molto intuitiva e credo che sia veramente un progetto molto interessante. Perché per esempio, se andiamo sulla seconda sezione, abbiamo sondaggi. Noi possiamo partecipare per esempio al sondaggio, in questo caso abbiamo Gibit, rispondere alle domande su Gibit. E qui possiamo rispondere alle varie domande. Per esempio, a Gibit piace il cavolo? Sì, no, basta cliccare sul pallino. Ok, sì. Prossima domanda, Gibit preferisce il rosso o il giallo? Giallo. Gibit pesa più di 50 kg. Insomma, ci sono vari sondaggi. E la cosa bella è questa, quando il sondaggio terminerà, i ragazzi andranno a chiedere queste domande all'artista in questione. E la cosa figa appunto è che, per esempio, la maggioranza pensa che a Gibit piace il cavolo, ma Gibit risponderà nel video: no, a me non piace il cavolo. Dovrà subire una penitenza. Comunque quindi ci saranno contenuti alquanto divertenti. Molto molto carino questa cosa. Poi, come vi ho detto prima, abbiamo qui la home con tutte le varie notizie, con tutte le varie cose. In più abbiamo una live chat. Come vedete, ho provato a cliccare sulla live chat e mi dice che per il momento non c'è una chat in programmazione. In ogni caso, la live chat sarà una sottospecie di chat con l'artista che viene selezionato da voi o comunque dall'applicazione, insomma, in cui potrete confrontarvi con l'artista. E niente, questo è quanto, è veramente un'applicazione molto interessante, soprattutto perché mi piace la semplicità e l'intuitività e soprattutto perché attualmente non c'è un'applicazione decente. Questa sembra promettere bene, tra l'altro poi ovviamente potete cliccare sul vario menu, abbiamo le info, abbiamo l'area riservata, appunto se vi create un account, la sezione su chi sono i ragazzi che hanno creato questa applicazione, potete anche ovviamente contattarli. E niente, questo è quanto, l'applicazione sembra un progetto molto molto interessante, io vi invito a scaricarla, vi lascio il link qua sotto in descrizione, dateci un occhio e ditemi cosa ne pensate. Detto questo, andiamoci a vedere insieme la nuova canzone e il nuovo dissing Gallagher e Traffic. Produzione by Yangotti, abbiamo già visto questo ragazzo collaborare con questi due schizzati, nel senso buono più o meno. Gallagher e Traffic, diamanti razzisti. Noto già che c'è una grande quantità di dislike. Oniro Label. Ah, poi l'hanno pubblicato su Oniro, anche questo. Il video è una bomba. Non lo so che mi ami, pezzi di corpo macchiati, bimbo che usa le armi, cazzo di
La base figlia un botto, però loro... Non ho parole. Allora, considerando che è alquanto difficile capire le parole, perché io ho sentito realmente soltanto la parola negro e già qui non torna qualcosa, cioè c'è tipo ogni 5 secondi realmente c'è la parola negro, quindi, e la canzone dura 2 minuti e 37, quindi è praticamente un loop con una bellissima base, un bellissimo video, il video è veramente figo, ci sono degli effetti veramente fighi. Base mi piace assai, il testo non dice veramente un cazzo. A quanto ho capito dalle poche parole che ho captato, questo dovrebbe essere un dissing a vari rapper, nel senso quando dice americano, penso si riferisca magari, non lo so se è Mambolosco, non è vero, non ho capito perché c'era anche un mezzo dissing con Mambolosco. Poi vabbè, ovviamente il solito Jamie che aveva già dissato i due. Io capisco quest'onda un po' di trash, nel senso l'ha avuta la Dark Polo Gang, poi insomma è andata sempre a migliorarsi. Però raga, fare i gangster, essere due stronzi, messi lì a dire parole che tra l'altro non hanno neanche senso assieme, non vedo come possiate apprezzare musica del genere. Poi ognuno ha i suoi gusti e va bene, però mi tocca citare una citazione di Jamil. Per quanto io non sia un grande supporter di Jamil, mi tocca citare una, per forza, una frase che ha detto nel suo dissing: non puoi fare il gangster se firmi un Niro. Ed è effettivamente un po' vero. Grande video, grandi personaggi, Traffic e Gallagher, grandi troller, spero, almeno in parte. Ecco, non saprei neanche come ricantarlo una canzone del genere. Ho sentito soltanto negro, chiamando la canzone Diamanti Razzisti, forse riferendosi anche a degli schiavi che vanno a raccattare i diamanti, non lo so, boh. Io non credo che loro siano razzisti, non credo proprio. Però, chiamando la canzone Diamanti Razzisti, dicendo soltanto negro, anche se tu non sei razzista, dà noia. Sono d'accordo che usare la parola negro, nel senso più la usi più perde di significato e più non vale niente, non diventa più un'offesa. Però insomma ci sono persone che hanno sofferto vite intere e generazioni intere che hanno sofferto per questa cazzo di parola, hanno avuto tante difficoltà e hanno ottenuto tanti diritti soltanto dopo molto molto tempo, quindi insomma c'è da essere un pochino delicati con la parola negro, anche se comunque, ripeto, penso che più venga usata, più perde significato. Su quello approvo, però comunque con moderazione. È un discorso troppo lungo da affrontare e non me la sento neanche io di affrontare un discorso del genere. Potrei affrontarlo forse con un amico di colore, un po' di pareri sicuramente migliori dei miei. Fatemi sapere cosa ne pensate di Gallagher e Traffic qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo dissing, fatemi sapere cosa ne pensate dello scorso dissing di Jamil, poi non ho capito se ha dissato anche Mambolosco, altra gente non ho capito. Detto questo, vi invito ancora a scaricare l'applicazione che vi ho fatto vedere precedentemente, la trovate sull'Apple Store, comunque vi metto il link in descrizione, vi invito a lasciare un like, un commento e noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella raga!